All'Istituto Venturi di Modena, per le vie del centro storico, la città è tornata indietro nel tempo. Rievocazione storica, j'arrive a Modena, aspettando Napoleone, la vita ai tempi dell'impero. Siamo nel giugno del 1805. Napoleone è stato da poco incoronato re a Milano e intraprende un viaggio in Italia, passando anche per Modena come re e imperatore, insieme alla moglie imperatrice Giuseppina. Siamo tornati circa 200 anni fa, in un momento particolare per la vita di questa città, perché stava attendendo l'arrivo di Napoleone Bonaparte e Giuseppina, che erano appena stati incoronati re e regina d'Italia. E stavolta però, per cambiare un po', come associazione Grognarda abbiamo deciso di fare vedere ai modenesi cosa succedeva a Modena e agli altri modenesi, quelli di 200 anni fa, mentre aspettavano l'arrivo dell'imperatore. E la cosa straordinaria lo stiamo facendo con i ragazzi e le ragazze della scuola del Venturi. C'era chi attendeva con ansia, ovviamente in una logica del nuovo conquistatore, c'è chi ci leggeva dietro, come giustamente poi era, anche la libertà, la possibilità di emanciparsi, la possibilità di essere un popolo diverso, di sviluppare lo sviluppo personale e individuale che nasce in quegli anni lì, ma c'era anche chi ovviamente era per il duca, era per il re, quindi c'erano quelli contrari, e c'era anche ovviamente la povertà, che tra l'altro credo abbiate anche visto fuori, rappresentata da una scena di un arresto di una povera che protestava contro Napoleone. Voi non sapete, guardatemi, chi sono, mi vedete, sono vostra madre, vostra moglie, vostra sorella, e dietro di me ce n'è altre, certo, ce n'è altre. Povero.